Bentornati Ovetti su Pokémon Nero 2! Nello scorso episodio ho fatto un episodio molto corto che riguardava la nave reale Unima e in effetti non so perché l'ho fatto dato che la nave è praticamente inutile, ma in questo episodio risfideremo la Lega Pokémon. Ovviamente oggi farò i Super 4 e domani la campionessa, perché ora sappiamo che il campione è Iris. E penso di fare anche un qualcosa di extra oltre la campionessa. Comunque, ho allenato tra virgolette i miei Pokémon tutti quanti fino al 72, tranne Nidhogg. In ogni caso, non li ho allenati, ok? Avevo 12 caramelle rare nell'inventario e le ho date a ognuno di loro. Ora, le statistiche e le mosse sono queste, tanto per mostrarle. E adesso possiamo andare. Ah, perfetto. Ora ho ripreso un po' le redini del Let's Play, quindi possiamo andare a fare cose leggermente più interessanti rispetto a nave reale Unima, insomma. Comunque, entriamo. L'ordine penso di seguire lo stesso, quindi andremo prima da... come si chiama? Da Antemia, poi da Myrton, Catilina e poi Marzio. Ok, quindi cominciamo con Antemia. Dai, Volcarona, ora usa onda calda. Così ordinò con voce ferma al Pokémon, che in qualche modo assomigliava al suo primo compagno. È un passo da un romanzo che ho scritto. Adoro scrivere storie basandomi sui sentimenti tra gli allenatori che vengono a sfidarmi e il loro Pokémon. Ora tocca a voi. Fatemi vedere quanto è profonda la vostra amicizia. Parte la sfida di Antemia Super 4, che stavolta ha 6 Pokémon, e comincia, ovviamente, con il suo bellissimo Cofagrigus. Vai, Sobek! Allora, i Pokémon dei Super 4 sono tutti quanti di livello 72, tranne il loro Pokémon principale, che dovrebbe essere di livello 75. La campionessa, invece, a livelli più alti. Quindi dobbiamo solamente stare attenti. Il brutto colpo funziona a meraviglia contro Cofagrigus. E adesso vediamo un po' che altri Pokémon possiede. Non mi sono informato sugli altri Pokémon, anche perché francamente non mi andava di controllare le mosse e compagnia varia, quindi sarà una mezza sorpresa anche per me. Sappiate solamente che, però, questo è il rematch, che si sblocca dopo aver ottenuto il Pokédex nazionale alla fine, tanto per dire. Allora, Froslass, ghiaccio, spettro, andiamo con fuoco carica perché dovrebbe bastare. Ha uno psichico. Ouch, perché Froslass è anche abbastanza veloce, ma, appunto, Ares è resistente, o meglio, ha abbastanza punti vita. Quindi dovremmo andare KO Froslass in un colpo solo senza problemi. Sarebbe un problema se questo Froslass avesse usato, o avesse in generale, destino obbligato, ma non ce l'ha, quindi va tutto bene. Golurk! Usiamo Sobek, perché no? Sobek va benissimo, inoltre posso aumentarmi l'attacco con appunto arroganza, quindi sto a posto. Golurk ce lo aveva già, credo sia il suo Pokémon, no, non è il suo Pokémon più forte. Il più forte dovrebbe essere Chandelure, non dovrebbe averlo cambiato. Quindi siamo attenti e usiamo appunto Sgranocchio. Hench. State attenti però se usate un Pokémon di tipo buio, perché Golurk dovrebbe imparare le mosse di tipo lotta, che noi abbiamo evitato perché siamo pro. O meglio, Sobek è pro. A tale proposito, non so neanche se ho fatto rifornimento di revitalizzanti e ricariche totali. Quindi mi sa che abbiamo gli stessi oggetti che avevamo la prima volta che abbiamo sfidato la Lega Pokémon. Quindi, dovessi aver sbagliato qualcosa, l'ho sbagliata anche prima? Non lo so, comunque. Golurk sconfitto. Golurk sconfitto. Allora, aumenta l'attacco e adesso... Chandelure. Ora, Chandelure non ha levitazione, giusto? Mi dimentico sempre questa cosa. Tu hai fuoco dentro, fuoco ardore. Terremoto dovrebbe andare bene. Esatto, perfetto. Mi dimentico sempre perché vedete che fluttua. Ma non tutti i Pokémon che fluttuano hanno levitazione. Quindi, Sobek, sei e sarai sempre la star di questo team. Adesso Latios è in
è con noi, quindi non so quanto riuscirei a fare, ma sei comunque la star di questo team. Allora, mosse di contatto assolutamente no contro Drifblim perché ha scoppio, quindi frana, se non la manco. Perfetto, attacco già più 2, quindi dovrei mandarlo KO in 2 colpi, perché Drifblim regge parecchio. Oppure facciamo brutto colpo, oppure niente brutto colpo. Quanto è forte Sobek, quanto è forte. Arroganza è una cosa davvero stupenda. Miss Magius dovrebbe avere energipalla, perché di norma i Miss Magius hanno energipalla, ma non importa. Il mio ultimo capitolo, è il mio ultimo Pokémon. Va bene, Sgranocchio, addio Miss Magius. Ma ultimo canto, oh non importa, tanto ho vinto. Sgranocchio. E tu vai giù. Perfetto. E Sobek sale anche di livello, quindi avrei dovuto forse dare la caramella rara finale non a Sobek ma a Nidhogg. Ma oramai non ci posso fare nulla. Ok, sconfitta Antemia. Ah, ancora una volta, sono senza parole. Ma è impossibile trovare le parole giuste e il testo è troppo veloce, quindi non importa. Inoltre credo sia lo stesso identico testo che aveva la prima volta, quindi non importa. Miei amati Pokémon, e voi, Pokémon dell'allenatore sfidante, un grazie di cuore per aver lottato coraggiosamente. Ok. Wow, molto rapida e indolore la lotta contro Antemia. Allora, Myrton, vero? Quindi devo mandare in campo Ares. Forse Nidhogg, se non ha Pokémon di tipo buio puri. Allora, vediamo un po'. Dovrei avere... Sì, ne ho abbastanza. Oh, ho solo 12 ricariche. Ouch! Lattimumu ce l'ho, vero? Per forza ce l'ho. Ne ho 44, ho fatto scorte apposta, cioè... Due bastano, sì. Anche se non è vita massima, non dovrebbe mandarci KO con un colpo solo. È Myrton, ok? Quindi... Super 4 di tipo buio, Myrton. La vita è una partita che ognuno gioca con le carte che ha ricevuto. È meglio imparare ad usarle bene, invece di lamentarsi con chi li ha servite. Detto questo, cominciamo. Chi vince prende tutto, e a chi perde non resta nulla. Sono queste le sfide che danno un senso alla vita. Allora, vediamo se ricordo bene. Lipard con bruciapelo. Quanto lo sapevo che era un Lipard. E sicuramente usa bruciapelo. Sicuramente lo usa. Quindi neanche mi preoccupo e vado direttamente per nitrocarica. Tanto lo usa. Appunto. Addirittura con bigio normale. Va bene. Non dovrebbe però demolirci, appunto. Vado col martelpugno perché siamo... più... lenti, quindi non importa. Ares, ti prego. Ares, ti prego. Hai anche aereo assalto. Ah, Lipard mi sa che sarà una bella gatta da pelare. La battuta è fatta apposta per dire: ehi, puoi attaccarlo e colpirlo. Quindi ti prego, Ares, reggi il colpo. Usa il dannatissimo martelpugno. Bene, perfetto. Dopo questa siamo praticamente a posto. Addio Lipard, è stato bello conoscerti, ma anche no. Allora, ne restano 5, vediamo un po'. Crocodile. Abbiamo Afrodite, quindi mi conviene mandare lei in campo. Inoltre il suo Crocodile non dovrebbe avere mosse super efficaci sui Pokémon di tipo erba. E io ho Gigassorbimento, quindi sto a posto. Crocodile, che ha prepotenza, vero? Sì. Questo me lo ricordavo benissimo. Allora, andiamo per Gigassorbimento allora. Come ho già detto, Terremoto. È stab, ma non è super efficace, quindi dovrei reggere un colpo. Ti prego, ok. Giga assorbimento, questo sì che è super efficace invece. E il danno lo faccio, eh. Appunto. Ora, riuscissi a recuperare... Ok, no, fermi, fermi. Dovrei rimanere con giusto, giusto quel po' di vita, quindi va benissimo usare, appunto, perché lui usava ricarica totale. Perfetto, il mio piano sta avendo successo. Ancora, Giga Stordimento. E già che ci siamo, 6,25, brutto colpo. No, non è possibile chiamare brutti colpi a quanto pare, ma forse solo con Sobek funziona. Ancora, Terremoto. Potremmo andare Latios. Nah, no, ormai. E mi butta giù con un brutto colpo. No, però Giga Stordimento mi risolleva leggermente il morale e i punti vita.
Quindi 83, sì, va benissimo. Giga assorbimento con radice energia, no. Gran radice, ecco, è buona. Houndoom. Solamente avessi un Pokémon di tipo acqua. Però non in parte spettro. Mando Sobek. Ormai abbiamo capito che Sobek è la star di questa... beh, di questa Lega Pokémon in generale. Lo è stato anche nella scorsa Lega Pokémon. Cioè, la scorsa volta nella parte 45, vorrei dire. Quindi, sì. Ok, terremoto, addio Houndoom. È davvero bello avere un Pokémon così forte in squadra. E io teoricamente ho un Pokémon anche più forte, Latios, ma non lo posso usare perché è Latios. Arroganza, aumenta l'attacco fisico. Anche se lo userò adesso. Scrafty. Cioè no, adesso no. Scrafty è lotta. Non ho mosse volanti. Psicon si può usare. Ho mosse lotta ma sono più lento. Sapete una cosa? Ci provo lo stesso. Comunque ha abbastanza revitalizzanti e voglio usarne almeno un paio in questa Lega Pokémon. Quindi andiamo con Ares, dai. Scrafty. Dovrebbe essere abbastanza lento, quindi Martel Pugno. Boom. Male fa. Esatto. Che bello avere una squadra forte adesso. Vabbè, anche prima lo era. Povera Eris. Honchcrow. Ok, facciamo una cosa. Io ho geloraggio su Nidhogg, quindi qualche cosa posso provare a farla. Lui ha notte sferza però. Devo stare attento solo per questo. Allora, Nidhogg, finalmente è il tuo turno. Vediamo un po' cosa riesce a fare. Geloraggio. È super efficace, ma niente. Perché io mi dimentico il fatto che è il nostro Pokémon più forte attualmente, Nidhogg. Bisharp. Abbiamo... no, non possiamo, devo per forza cambiare. E mandare qualcuno che attacca in maniera fisica per forza. Ares, è un'altra volta il tuo momento. Quindi se ti usa Sbigo Attacco sei tipo morto, ma non importa. Abbiamo dei revitalizzanti, ripeto. Allora, Bisharp. Dovrei usare Martel Pugno? Sì, è per 4, quindi sì. La vittoria non arrivi a quelli che si ritirano. Oh, bene. Martel Pugno, addio. Bene, perfetto. No, in realtà non lo so se addio. Ok, no, perfetto, sì. Perché è abbastanza resistente in difesa fisica, ma un colpo per 4 stab non l'ha retto, ovviamente. Quale Pokémon allenare? Che mossa insegnare e che strumento dargli? Nulla va lasciato al caso se si vuole vincere. Ma tu lo sai già. Grazie. Si può vincere o perdere in modi diversi a questo mondo. Si può vincere male e perdere bene. Nella vita non è mai tutto bianco e tutto nero. Sono le sfumature che la rendono così entusiasmante. Immagina una moneta lanciata per aria, che atterra sempre di taglio. Di taglio? Sì, ok. Senza che escano mai testa o croce. La vita è un po' così. Cioè, è completamente unfair? Beh, sì, quoto. Bravissimo Myrton per avermi fatto aprire gli occhi sul fatto che la vita è molto unfair. Ok, ora. Teoricamente io potrei fare una cosa meschina. Ma lo faccio lo stesso, dai. Qual è il problema? Allora, noi abbiamo palla ombra. Latios impara palla ombra. E abbiamo anche geloraggio che posso reinsegnargli dopo, quindi va benissimo così, dai. Al posto di... userò mai Dragospiri in questa Lega Pokémon? Sa di sì. Quindi preferisco togliere geloraggio solamente perché... com'è che si dice? Perché abbiamo l'MT di geloraggio. Quindi è un po' inutile tenersi le... capito? Sì. Allora, andiamo avanti. Dobbiamo affrontare direttamente Catilina adesso, vero? Sì. Perché Marzio è proprio l'ultimo e useremo Latios anche lì. Voglio allenarlo almeno di un altro livello, perché contro la campionessa mi sa che Latios sarà molto utile, eh. Quindi, andiamo da Catilina. Eccomi qua, fresca come il cuore di questo fiore appena sbocciato. Tu che mi hai aspettato. Mi sembri un allenatore con una forza raffinata e una profonda gentilezza. Io sono Catilina e dai miei sfidanti mi aspetto una forza purissima. Mostrami il meglio di ciò che sai fare. Eccola qui, Catilina con le farfalle sui capelli, che manda in campo Musharna. Allora... noi abbiamo Latios,
con una corrugiada, modesto. Quanto riusciamo a fare a un Musharna che è un difensore speciale con una mossa super efficace? Vai, palla ombra, Nidhogg, boom! Quanto? Sono troppo curioso. Se facciamo il 75%, ok. Oh, lo sapevo! Quanto lo sapevo! Ok, non dovrebbe riuscire a farmi nulla. Quindi io uso volo solamente per una ragione. Per perdere il turno, farmi addormentare Latios e poi usare un'altra palla ombra. Perché appunto vuole riprovare con Sbadiglio. Mangia sogni, ouch. Però un attimo, niente ouch. Appunto, ouch cosa? Siamo anche noi tipi psico. Allora, sonno, quindi sveglia ce l'ho. Abbiamo ancora Astropoli, va bene lo stesso, dai. Svegliati! E adesso raggio scossa. E in effetti anche Latios lo impara? Non ne ho idea, ma francamente mi interessa poco. Allora, Latios, prego, palla ombra. E ricordo, Musharna è un difensore speciale. E Latios non ha praticamente avuto nessun tipo di allenamento per l'attacco speciale, quindi è ancora fresco, teoricamente. Sigilyph. Ora mi servirebbe geloraggio. Ma anche palla ombra non è male, quindi proviamoci lo stesso, dai. Palla ombra, dopo geloraggio. Ah! Dopo il suo geloraggio, ovviamente. E l'abbiamo retto comunque abbastanza bene, eh. Palla ombra. Quanto facciamo? Anche Sigilyph è un Pokémon molto resistente. Ok, va bene, Latios, sei tipo pro. Gotitel, palla ombra. Questa potrebbe essere la fine di Nidhogg. Ma sapete una cosa? Non mi interessa. Indagine, corrugiada, esatto. Palla ombra, siamo più veloci. Quindi, boom, quanto facciamo a un Gotitel? Potrebbe reggere, anzi dovrebbe reggere. Ma a quanto pare non lo fa perché abbiamo fatto brutto colpo. Nidhogg, sei una bestia. Ah, che bello. Gallade, non Reuniclus? Ok, Gallade. Non credo impari mosse super efficaci su di noi. Forse Ombra Artigli? Allora, no, aspetta. Per forza, sì, Psichico, dai. Perché Stab è efficace, corrugiada. Quindi è la mossa migliore che posso usare. Ah, a notte sferza, ecco cos'ha. Ouch, addio Latios allora. Sì, per forza. Non importa, abbiamo ricariche totali, quindi. Allora, Pokémon veloce, non abbiamo nessun Pokémon veloce. Devo mandare per forza Afrodite? Mi sa di sì. Coraggio, Afrodite. Ah, è un attaccante. È tipo psico. Perché non rifletto prima di... Siamo più veloci, va bene. Perché non rifletto però prima di mandare i Pokémon in campo? Appunto. Psicotaglio inoltre è fisica, quindi... Esatto. Ok, ricarica totale incoming, quindi appunto neanche rischio, tra virgolette, di cambiare Pokémon o di curarmi. Uso Parassieme, così siamo a posto. Tutto questo perché Nidhogg non era abbastanza forte. Gran peccato, ma non importa. Rischiare con Afrodite? Potrei... No, perché alla fine poi andiamo nella... Com'è che si chiama? Nella modalità... Oh no, devo... Facciamo così. Si fa prima così, quindi... dov'è? Terapia stato. Dov'è? Ce l'ho. Eccolo qua, Revitalizzante Max. Ne abbiamo 12. Basta, ne avanzano. Vi spiego il motivo. Perché alla fine potrei anche cambiare con... com'è che si chiama? Con Magneson e reggere lo psicotaglio. Per poi andare in Charon e evitare la mossa di tipo lotta. A questo punto mi conviene mandare un'altra volta Nidhogg in campo. A quanto pare non ha PS massimi. Dopo una ricarica totale, ma ok. E appunto usare lui. È già stato parassisemato, quindi se reggo un note sferza riesco a fare tutto. Allora, psichico, ripeto, ce l'ho fatta, dai. Quanto facciamo comunque? È un bel po'. Notate bene, anche prima era una mossa speciale, non gli abbiamo fatto praticamente nulla. Adesso invece gli stiamo facendo tipo un sacco, quindi mi dispiace Afrodite per esserti sacrificata, ma a quanto pare ne è valsa la pena. Direi anche abbastanza. Gallade sconfitto. E 72. Ora vediamo un attimo quanto attacco speciale possiede, dai. 215. Quindi sarebbero 321 di attacco. Vero? Sì, qualcosa del genere. Ah, tu hai Metagross. Ok, Sobek. Sì, Sobek, sì, perfetto. Vai, Sobek.
Perché, vero, Caterina ha un Metagross. Vero. E ovviamente è il suo Pokémon più forte, giusto? Esatto. 74, non 75. Allora mi sono sbagliato prima. Terremoto, dai. 12,5 perché abbiamo Mirino. Dai. Dai. Ed è un brutto colpo. È bellissimo avere Mirino. È davvero bellissimo. Infatti, non so se ricordate il mio let's play di Pokémon Soul Silver, ma io avevo un Hunchcrow Reuniclus. Cambio? Non dovrebbe farmi tanto con... Ah, vabbè. Avevo un Hunchcrow chiamata Nocturnal, che aveva super sorte, quindi era 12,5 ogni mossa. Aveva Mirino, quindi era 25. E aveva Notte Sferza, quindi aveva il 50% di possibilità di fare brutto colpo con Notte Sferza ogni colpo. Ed è una cosa stupenda. Palla Ombra! Anche, come si chiama? Anche Reuniclus dovrebbe reggere bene, vero? Esatto, lo regge quello è abbastanza bene. Ok, bene. Pensavo che Gotitella avesse più attacco speciale. A quanto pare Gotitella è più difensiva. Controllerò le mie emozioni, incantandole, bla bla bla. Ehi, uso Drago Spiro perché posso, vai. Non abbiamo... O meglio, non gli ho insegnato Draco Meteor. E non, in effetti non so perché non gliel'ho insegnato. Non lo so. Vedremo comunque. Caterina sconfitta. Sì, 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 parla, parla, parla. Non mi interessa. Ora devo andare a sconfiggere Marzio e poi finirà la cosa. Allora, sono giunta fin qui per mettermi alla prova con allenatori come te. Allenatori che non riesco a battere. Nemmeno usano tutte le conoscenze tramandate nella mia famiglia. E il punto qual è, Caterina? Il punto qual è? Vabbè, non importa. Allora, devo curarmi, quindi... Pallombra mi serve? Non mi serve più. Geloraggio, eccolo qua. Geloraggio, vai. Perché Pallaombra non credo mi serva con i Pokémon di tipo... Com'è che si chiamano? Lotta. Quindi... Al posto di Pallaombra, appunto. Ed è una cosa stupenda il poter cambiare le MT così. L'unico problema è che le mosse restano con i punti potenza delle mossa precedente. Quindi potrebbe essere quello il problema, ma alla fine non cambia tanto. Revitalizzante ne abbiamo 31, quindi usiamo questi. E abbiamo ancora dei Lattimumu. Adesso i Lattimumu cominciano a diventare meno utili, ma sono comunque meno costosi di un'iperpozione, quindi conviene. Perché l'iperpozione costa 1200. Il Lattimumu costa... No, aspetta. Quanto costa un'iperpozione? Ah. Facciamo 1200, non so il prezzo. E il Lattimumu costa comunque... Due Lattimumu costano meno di un'iperpozione. Quindi alla fine quello è il sunto. Ok. Adesso andiamo da Marzio, finiamo i Super 4 per la seconda volta. Quattro occhi, eh? E poi finirà l'episodio e andremo dal campione nel prossimo episodio. Ti ringrazio di cuore per avermi dato l'occasione di sfidarti di nuovo. Io, Dan di Monster Hunter Stories, pretendo il massimo dalla lotta. Combatto con determinazione le debolezze dell'animo e perseguo con la forza le mie convinzioni. Una vittoria schiacciante è ciò che mi aspetto. Valente avversario, a noi due! Ed ecco qui, Marzio con i denti blu, che manda in campo Throw. E nel frattempo, ho detto di Monster Hunter Stories, è finita la demo di Monster Hunter Stories, ok? Quindi a breve inizierà il prossimo let's play. Se non avete visto l'ultimo episodio, andate a guardarlo, fidatevi di me. Allora, psichico della demo di Monster Hunter Stories, intendo. Quanto facciamo a un Throw, che dovrebbe essere il più difensivo tra i Pokémon di tipo lotta introdotti in questo gioco? Mamma mia. Mamma mia. Ora però arriva il problema. Lucario. Lucario, Lucario, Ares. Per forza, non ho tanta scelta. Ok, vai Ares. Vediamo un po' cosa può farci questo Lucario. Teoricamente Lucario ha psichico come mossa, la puoi imparare? Ma non credo usi psichico. Usa forza sfera appunto, quindi vai. E pian. Che è anche poco potente rispetto alle altre mosse che è in brutto colpo? No? Ouch! Allora mi rimangio tutto, Lucario sei pro. Comunque, non sei abbastanza pro. Sconfitto Lucario, e intanto Ares sale di livello, forse. Perfetto. 73.
Se manda in campo... Ah, ok. Stavo dicendo, se manda in campo... Com'è che si chiama? Non con Keldur. Soak. Restavo con Ares per fargli almeno uno di danno, perché ha vigore. Ma se manda con Keldur, sto a posto. Dovrebbe avere privazione con Keldur. O gelopugno, che sarebbe peggio, ma... Proviamo con Psichico, dai. Psichico! Dovrebbe fargli tanto, eh. Oppure troppo. Latios, sei una belva assurda. Ho capito perché hanno bannato la corrugiada adesso. Comunque, Medicham. Anche tu, Psichico, perché no a questo punto, dai. Ed è efficace contro Medicham. E lo manda comunque KO in un colpo. Mamma mia, sto coso è troppo forte, davvero. Mien Shao dovrebbe avere retromarcia. Quella sarebbe l'unica preoccupazione. Ma se lo usa siamo a posto. Bruciapelo anche. Ok. Dovesse usare però retromarcia, siamo comunque a posto. Acrobazia invece. Va bene. Dovrei reggere? Spero. Ok. Psichico. Addio Mien Shao. Ora, il suo Pokémon più forte mi sa che era con Keldur. Non l'ho neanche visto. Letteralmente, Nidhogg l'ha sconfitto in un colpo. E basta. Attacco più 3. Attacco più 2, perché stiamo affrontando Pokémon fisici adesso. Ok, Soak. Contro Soak, Ares. Devo rischiare un po' e togliergli almeno un PS, perché non credo abbia rompiforma Soak. Dovrebbe avere appunto vigore, e questo è l'unico problema. Quindi sacrificherò Ares per il bene di Nidhogg. È il mio ultimo Pokémon, ma la sua forza è limitata. Vedremo, vedremo. Zuffa! Beh, finché usi Zuffa e ti diminuisce la difesa, per me va bene. Quindi sto a posto. Il Pokémon più veloce che abbiamo era... Eris. Ora sarebbe utile. Quindi mando in campo Charon al posto di Latios. Tanto perché non ha ancora visto la luce in questa Lega Pokémon. Idem per Magneson, ma non importa. Allora, Surf, ovviamente. Dai. Pietra taglio. Dovrei reggere. E tu dovresti andare KO in due colpi perché zuffa. Giusto? Teoricamente anche Charon impara psichico, ma non gliel'ho insegnato perché non credo serva. Vigore. La prossima mossa sarà quella decisiva. Sì, 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 bravo, bravo. Ancora Surf allora, tanto ricarica totale, va bene, la solita tiritera, insomma, dai. E adesso giù, un'altra volta, Surf. E la vita va giù fino a un PS. Quasi un PS. Bravo Soak che hai retto. Ora, se non mi critta... Abbiamo vinto. Ok, Surf, addio Soak. Vedete, alla fine la Lega Pokémon non è così complessa se avete un Pokémon, beh, estremamente potente. Anziché teoricamente, credo che Latios con la Corrugiada sia più potente di Mega Latios. Vorrei dire questo, ma non ne sono sicuro. Probabilmente sì. Ricordo... Il ricordo della tua forza rimarrà per sempre impresso nel mio cuore. Recati nella prossima stanza. L'allenatore più forte di tutta la regione di Ulm ti aspetta. Sì, 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 bravo, bravo. Allora, noi abbiamo finito. E nella prossima parte di Pokémon Nero 2 andremo nuovamente dalla campionessa Iris. Quindi, devo curare tipo 2 o 3 Pokémon. Quindi, curiamoli. Al massimo, ovviamente. E quindi, ripeto, io vi saluto. E ci vediamo nella prossima parte di Pokémon Nero 2 dopo aver finito di curare Ares, perché se no mi dimentico di curarlo ed è un problema poi. E fatto. Perfetto. E anche tu? Ok. See you next time. Forse faccio anche una sola gara del Pokémon World Tournament. Vedremo. See you next time.